Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, bentornate in un nuovo video prodotti finiti del mese di novembre. Non tantissimi, non pochissimi, insomma un po'. Partiamo dai saponi. Ho terminato di Le Petite Marsilier, il sapone al latte di mandorle dolce, l'ho amato. Era la seconda volta che lo acquistavo, l'ho usato in ufficio, ha un profumo. Sente di pasta di mandorle. Buonissimo. Sicuramente lo ricomprerò in offerta, non secca le mani, è una crema, fa una schiumettina bella morbida, ottimo. L'avevo preso per il mio ragazzo, il Palmolive dei Minion, di Cattivissimo Me. Non mi è piaciuto l'odore, un po' fioritino, no? Secca un po' le mani, no. Non mi è piaciuto. Poi di Nidra, doccia latte delicato al latte di mandorla, è appunto un bagno doccia. Una profumazione classica di Nidra, quindi delicata, che sa di pulito, di latte. Buono, mi è piaciuto, non secca neanche lui. Buono. Di Planta Ottima, la mousse doccia all'olio di argan. Non so perché si chiami mousse doccia, perché è un gel. Potete vedere che qui c'è ancora un fondino con cui poi mi laverò le mani. È un gel, non è una mousse, una profumazione buona, non sa particolarmente di argan, ma è buona. Questa non contiene sless, è nutriente ed addolcente. Non è male, non è sicuramente il mio bagno doccia preferito, ma non è male. Poi di Badedas, il Pure Relax, con fiori di loto e arancia. Anche questa è una profumazione che non mi ha fatto impazzire. Un pochettino sì, fiorita, ma lo dice, i fiori di loto. Comunque sì, non lo ricomprerò, ecco, assolutamente. Poi un detergente intimo, di solito non ve li mostro solo se ho qualcosa di particolare, e questo lo è l'intimo acqua termale di Nivea, è una mousse, questa è proprio una mousse invece, vedete l'erogatore classico delle mousse, è una mousse che però non è bella compatta come le mousse viso ad esempio, è una mousse un po' mortina, un po' scioltina, no, non mi è piaciuto per niente, non vediamo l'ora di finirlo, finalmente è terminato, ce n'è un goccino che sicuramente non andrò a pescare, anche perché dall'erogatore non sale più e non muoio dalla voglia di finire di utilizzarlo, quindi ciao. Poi, sempre per il corpo, ho terminato questa acqua profumata di Tesori d'Oriente, tè verde e verbena, l'ho usata come spray profumo ambiente e non è una profumazione che si addice proprio a me, sa tantissimo di tè verde, questa profumazione molto fresca che nell'ambiente persiste tanto, anche addosso persiste tanto. L'ho usata qualche volta, l'ho usata come acqua profumata per andare soprattutto in palestra, perché questa profumazione fresca mi dava un po' di carica, però non è sicuramente una profumazione che dico, oh mio Dio, buonissima, ecco, no. Poi, per il corpo, il latte corpo di Apiarium, vaniglia e mandorla. Ragazzi, è una profumazione che è buonissima. È una profumazione veramente buonissima, dolce, ma con quel che di amarognolo della mandorla. Io ho il profumo e ho voluto prendere il latte corpo, la profumazione è la stessa, è buonissimo, la sentite sul corpo. L'unica cosa, secondo me, sul corpo si sente un po' di alcol. Non so se c'è. Sì, c'è. C'è al terzo posto. Come profumazione, quando lo spalmate, vi sale un po' l'odore dell'alcol. Non è fastidioso, poi passa, però ecco, se vi dà fastidio, tenetelo a mente, che un po' si sente. È buonissimo, è un latte, non idrata chissà quanto, ma idrata, si asciuga abbastanza bene, ma lascia un velo di scia bianca, non è un latte corpo che fate così e l'avete spalmato, va un po' massaggiato, però a me è piaciuto, costano un po', mi sembra intorno ai 15 euro, se non di più, comunque è buono. Due creme per le mani,
Allora, questa è della Bioteca Italiana alla mandorla, sono tutte e due mini size, la profumazione è buona, di mandorla ma non troppo finta, si asciuga abbastanza in fretta, dovete spalmarla però abbastanza bene sulle mani, ma non ve le lascia unte, magari non potete toccare subito, però comunque non vi lascia la sensazione di mano proprio unta. Buona, potrei ricomprarla. Non mi è invece piaciuta questa di Polar, che avevo, mi sembra, trovato in un calendario dell'avvento, ed è la crema alle bacche artiche. La profumazione è di frutti rossi. Sì, io l'ho finita, ma quando avevo le mani un po' rovinate dal freddo, a me escono delle bolle, delle croste, mi andava a bruciare, quindi potevo usarla solamente quando non avevo le mani irritate, altrimenti era un bruciore pazzesco. Forse contiene qualcosa, acqua, no, cera, sì, ha l'alcol, però è anche piena di siliconi, infatti non vi lascia le mani unte, si asciuga subito, ha una texture che sembra quasi pomatosa quando l'andate a mettere sulla mano. Vediamo se ce n'è ancora un pochino per farvi vedere. No, no, è proprio finita. Ah, eccola qua, invece ce n'era ancora un po'. Ecco, vedete, ha questa texture un po' pomatosa, però si spalma molto velocemente. Se non avete le mani appunto con delle irritazioni, va benissimo, idrata bene, non è la crema più idratante del mondo, ma va bene se per esempio la usate. Io la crema mani la uso tanto in ufficio, perché in 8 ore lavorative io metterò la crema mani tipo 4 volte in inverno, perché ho le mani che si seccano tantissimo, e quindi in questo caso va bene perché avete le mani subito pronte per poter toccare ad esempio il computer. Però non è con la crema migliore, non la ricomprerò. Una crema per il corpo che non è finita in realtà, ce n'è ancora tipo tanta così, circa, quasi metà. È di Aderma, è la Ex Omega Control, balsamo idratante emolliente anti-prurito. Questa l'avevo acquistata lo scorso anno, in questo periodo, perché avevo dei pruriti pazzeschi sulle gambe, che ho ancora e che ho sempre in inverno, e mi è piaciuta l'anno scorso. È un pochettino pesantina, nel senso che si sente parecchio unta, però è anche per pelle secca, con dermatiti atopiche, eccetera. Mi è piaciuta tanto, purtroppo è andata male. Infatti aveva un PAO di 6 mesi, lungamente superato, quando l'ho erogata, esce giallina, un po' liquidina. È andata male, però se avete dei pruriti ve la consiglio perché funziona per davvero. Poi un deodorante che mi è piaciuto tanto, Licia Pure Talc, ha una profumazione un po' strana, sente un po' di pongo, però poi funziona benissimo, fa pienamente il suo dovere. Questa è un zero alcol, ma non è, cioè contiene l'alluminio, quindi ecco, è un deodorante classico che mi sta anche cadendo. Comunque è molto buono, i deodoranti di Licia mi piacciono, non mi piacciono tanto le profumazioni, ma questa non è male. Ho terminato queste salviettine, che sono quelle di Primark Baby, le Baby Wipes. Non sono tanto imbevute, io le usavo qua sulla postazione make up quando mi truccavo, non sono tanto imbevute, non... Ah, no. Ne ho un altro pacco perché le vendono in confezioni da 2, costano pochissimo, io potrei ricomprarle per usarle in questo modo. Per i bambini credo che non siano per niente adatte, quindi vedete un po' voi, se dovete usarle come me vanno bene, dovete magari usarne 2 per togliere tutto, però non sono male. Poi uno shampoo di Alverde, è lo shampoo al limone e albicocca, shampoo brillantezza per capelli spenti. È buono, ha anche un buon profumo, fruttato, un po' di limonoso. Non è male, non è lo shampoo che lava in assoluto meglio, ma non è per niente male, è carino, è uno shampoo naturale. Non l'ho adorato, potrei ricomprarlo, non lo so. No, forse no. Comunque, carino. Non mi è piaciuto il balsamo menta e timo di BioQ. Non mi è piaciuto perché non fa niente. È uno shampoo per capelli grassi. Puzza tantissimo. Vi ho mostrato lo shampoo, il suo shampoo, nel video precedente.
E mi è piaciuto più lo shampoo che il balsamo, sì, ma il balsamo veramente ce n'è ancora, eh. Ce n'è ancora un po', ma non ce la posso fare. E no, non lo ricomprerò, non mi è piaciuto, non districa, non nutre, non fa niente. Ottima, ottima, ottima è la maschera Garnier Hair Food alla papaya. Tutte preferiscono e amano quella alla banana, io preferisco lei. A parte la profumazione, che è buonissima, ma mi piace proprio di più. Trovo che sia più nutriente, più idratante. Sul mio tipo di capello va meglio lei. Io l'ho usata solamente come balsamo e maschera, non l'ho usata come leave-in, perché forse in quel caso va meglio per i capelli ricci. Sui miei capelli questa è stata uno spettacolo di maschera, veramente stupenda, mi è piaciuta tantissimo, la ricomprerò sicuramente. Ottima, ve la consiglio tantissimo se avete i capelli lisci e sottili, perché non li appesantisce ma allo stesso tempo li nutre, li idrata e li districa. Ottima, un inci buonissimo. Costa intorno ai 6 euro per 390 ml, quindi fantastica. Ho terminato questi dischetti di Primark, quelli classici, io li compro spesso, non sono male, sono dischetti, non si sfaldano, non si rompono, vanno benissimo. Ho terminato anche quelli quadrotti della versione baby, che se ho una foto ve la metto, quelli mi sono piaciuti tantissimo, sono morbidissimi, sono grossi tipo così. Morbidissimi, non si sfaldano, sono cuciti, sono veramente ottimi. Io li ho usati per struccarmi, mi ci sono trovata da Dio. Poi una crema viso Bottega Verde, crema fresca idratante, pesca e albicocca per pelli normali. Purtroppo non l'ho usata per il viso tutta, metà ho dovuto usarla sul corpo perché mi bruciava tantissimo. Sul viso proprio mi mandava a fuoco completamente la pelle, mi lasciava anche arrossata. L'ho usata qualche volta come maschera, peggio che peggio, quindi purtroppo su di me non andava bene, probabilmente qualche ingrediente che con la mia pelle sensibile ha fatto reazione e no. Poi un detergente Biofitorelax Sebum Aloe Vera, è il detergente viso per pelli miste e impure con estratto di salice bianco certificato ICEA. Mi è piaciuto tantissimo. Tantissimo. Allora, una profumazione di aloe, classica di aloe, pulisce benissimo, deterge a fondo la pelle senza assolutamente andare a seccare. Ottimo, mi è piaciuto tantissimo, potrei ricomprarlo, sono 200 ml, è un prodotto certificato, costa mi pare intorno agli 8 euro, stupendo, ve lo straconsiglio. Mi è piaciuta tantissimo anche la mousse di Himalaya, la mousse purificante al neem per pelli normale e grassa, neem e curcuma. Questa non contiene parabeni, SLS, SLS e ftalati. Mi è piaciuta tanto. Ha una profumazione buonissima, non so spiegarvela, ma è buonissima. Non sa di neem, non puzza, ve lo assicuro, è veramente buona. Mi è piaciuta tantissimo. È una mousse bella soffice, bella densa, che non si smonta in un attimo. Deterge benissimo il viso, lo lascia purificato, lascia la pelle liscia, morbida, non secca per niente nonostante pulisca così bene. Ottima, costa pochissimo, la trovate da Tigotà, la trovate all'Auchan, secondo me anche da Acquesapone. È un prodotto ottimo che ricomprerò al 100% perché veramente mi è piaciuta tantissimo. Non posso dire lo stesso di questa acqua micellare bifase di Nivea, è la Micellaire Skin Breath per trucco waterproof senza risciacquo. Io quando l'ho comprata pensavo che la versione questa e quella piccola fossero uguali, invece no, questa è l'acqua micellare bifasica, l'altro è lo struccante occhi bifasico che non ho provato, questa sugli occhi non strucca. Non è nata per quello, nel senso che non dice di essere anche per gli occhi, adesso controllo. No, dice anche mascara. Sì, quindi in teoria andrebbe, cioè è fatta per essere usata anche sugli occhi, ma sugli occhi non strucca. Non strucca perché non è abbastanza oleosa.
Ma ve ne accorgete proprio quando l'andate a mettere sul viso, perché non sentite questo untino che lasciano i prodotti bifasici. No, non mi è piaciuta, non strucca, dovete usarne tantissima perché strucchi, tenere il dischetto per tantissimo tempo appoggiato e comunque fate fatica. Quindi a me non è piaciuta purtroppo. Poi, altra acqua micellare, questa volta normale, è l'acqua micellare all'aloe vera di Geomar, certificata EcoCert, deterge, strucca, idrata. Idrata secondo me no. Deterge sì, strucca sì, non sugli occhi, perché sugli occhi brucia. Sul resto del viso no, ma se per caso andate a toccare gli occhi, brucia. Ha una profumazione inesistente. Una cosa che non mi è piaciuta è il colore, perché ha questo colorino beige che quando voi lo andate a mettere sul dischetto e poi vi struccate, non vi fa capire se vi state togliendo, cioè se quello che vedete sul dischetto è tutto il vostro trucco che se n'è andato, o se è l'acqua micellare, perché appunto ha questo colore un po' beigiolino tipo trucco. Potrei ricomprarla? Sì, non è assolutamente la mia acqua micellare preferita. Poi un tonico, è questo di Garnier, il tonico rivitalizzante pelli normali e mista all'estratto d'uva. Questo l'avevo preso in un'emergenza, ero in viaggio, mi ero dimenticata il tonico, questo ho trovato e questo ho utilizzato. Poi l'ho usato anche a casa. Ha un profumo, ragazze, buonissimo. Questa linea di Garnier, la linea Fresh all'estratto d'uva, ha questa profumazione buonissima. A me piace veramente tantissimo, il tonico non è male. Non vedete chissà quale effetto, è un tonico rivitalizzante. Qui dice tonifica e rinfresca ed effettivamente è così, tonifica e rinfresca, non fa nient'altro. Però mi è piaciuto, potrei ricomprarlo ma in estate, perché appunto ha questo effetto fresco molto piacevole, che però in inverno anche no. Poi ho terminato il siero viso di Omia all'aloe. Questo è un siero ecobiologico idratante 24 ore, equilibrante, certificato ICEA, senza silicone, coloranti, parabeni e oli minerali. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché idrata, sente di aloe tantissimo, idrata bene, non unge, non è troppo poco, ma neanche troppo. È il giusto equilibrio per una pelle mista, perché vi va a dare la giusta idratazione senza farvi lucidare e senza andare a essere troppo pesante sul viso. Quindi devo dire che a me è piaciuto tantissimo. L'ho usato in estate da solo, cioè come crema, e l'ho finito poi agli inizi di novembre, l'ho finito utilizzandolo sempre così da solo, senza applicare sopra una crema, perché ha una consistenza cremosa, non ha una consistenza liquida, che quindi lo rende adatto anche a questo utilizzo. Mi è piaciuto, forse cominciava a essere un po' troppo poco, però buono. Poi non è finito neanche questo, ma lo vado a cestinare, è lo scrub per le labbra al caramello di Fairtrade Organic, penso sia la marca, non ricordo, l'ho preso su Amazon, l'ho bocciato, l'ho trovato in un video di prodotti bocciati perché è troppo secco. Cioè, vi scorticate praticamente le labbra quando andate ad utilizzarlo, perché è troppo secco, non è per niente idratante, va solo a togliere tutto lo strato delle labbra, perché è veramente talmente aggressivo che non va bene. Lo butto via perché non si sente più la profumazione che aveva, ma ha cambiato un po' odore, quindi preferisco cestinarlo, tanto non mi piaceva. Poi delle maschere. Allora, ho terminato. Avevo un campioncino che è l'Hydra Revolution crema sorbetto per le normali miste di pupa, che sì, non mi è dispiaciuta. Poi, allora, mi è piaciuta tantissimo questa di Iroa, è la maschera levigante al cocco, è stupenda, vi lascia una pelle morbidissima, ma veramente morbidissima. Mi è piaciuta tantissimo, 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 la ricomprerò sicuramente. Lascia la pelle morbida, idratata, levigata, non unta, non... è stupenda, stupenda. Poi la maschera al cioccolato bianco di Montagne Jeunesse, che dovrebbe essere purificante. Sì, pulisce in profondità ed è delicata, dice.
Mi è piaciuta perché, come tutte le maschere della linea al cioccolato di Montagne Jeunesse, purifica sì, ma non secca. Per nulla, vi lascia la pelle comunque idratata. Ha un profumo buonissimo di cioccolato bianco, mi è piaciuta, potrei assolutamente ricomprarla. Non mi è piaciuta perché mi ha fatto bruciare il viso, ho dovuto toglierla. La maschera alla cerola di Dermal. Queste le avevo prese su Amazon in un set, questa dovrebbe essere idratante e nutriente. L'ho tenuta 2 minuti perché poi mi bruciava troppo e l'ho dovuta togliere, non ce la facevo, mi ha lasciato la pelle completamente arrossata. Ho dovuto poi fare un'altra maschera un po' più lenitiva per andare a calmare la situazione, perché no. Mi è piaciuta tanto ed è molto carina come idea della Coco Star, la Slice Mask Sheet. Questa era quella al kiwi, rivitalizzante e idratante. Sì, con vitamina C, mi è piaciuta tantissimo. A parte che è veramente bella, perché ci sono proprio le fettine di kiwi che è andata a mettere sul viso. Non sono troppo imbevute, quindi non cadono, non rischiate di far andare liquido in tutta la casa. Mi è piaciuta perché è idratante, è rivitalizzante, dà una sferzata di energia. Ottima, ottima, ottima. Ah, l'ultimo prodotto è la saponetta che ho usato per i pennelli. È questa saponetta neutra con olio di oliva essenziale White Castle. E mi è piaciuta. Lavava bene i pennelli, non li seccava. Mi è piaciuta. Potrei ricomprarla se mi ricordassi dove l'ho presa. E non me lo ricordo, quindi non lo so. Se la vedessi, la ricomprerei. Questi erano tutti i miei prodotti terminati per questo mese. Spero che vi sia interessato come video. A me piace sempre tanto, sia da registrare che da guardare il video dei prodotti finiti, perché sia una recensione che è davvero completa. Perché se io un prodotto l'ho finito, so dirvi effettivamente che cosa ne penso. E niente, se avete usato qualcosa di quello che avete visto e vi siete trovate meglio o peggio di me, fatemelo sapere. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!